Ragazzi, piccolissima premessa prima del video, questo video come potete vedere già dai minuti durerà tanto, io già sono a metà dell'editing, quindi alla prima partita sul 2 e già il video dura 10 minuti, quindi vi prego di guardarlo tutto perché è uno dei video di FIFA che mi è uscito meglio di tutti, sia in fase di editing sia in fase di game ovviamente. Niente, vi auguro una buona visione, guardatevelo tutto perché ci sarà veramente da divertirsi. Buona visione. Ragazzi, benvenuti sul nostro nuovo video. Oggi, come vedete, siamo tornati qui nella carriera del Napoli per continuare questa serie che ormai sta diventando parecchio importante. Allora, ragazzi, nell'ultimo episodio ci avevamo lasciati che eravamo a un risultato più o meno positivo, cioè sesti in campionato, con un punto di distanza da quasi tutte le squadre, salvando Juve e Atalanta che avevano ben 3 punti di vantaggio, quindi una vittoria in più. Siamo contro il Palermo, ma abbiamo la rosa molto stanca, più o meno, perché se adesso li faccio giocare avrò un piccolo problemino col Tottenham. Quindi ora andiamo a fare delle modifiche alla squadra per renderla un attimino migliore, per affrontare la sfida col Palermo e essere riposata per affrontare il Tottenham. Allora ragazzi, la squadra che metteremo in campo sarà questa. Voglio fidarmi che stavolta di Donnarumma lo mettiamo in porta davanti di Diop, Blind e Kirikesh. Non ho cambiato molto, semplicemente ho tolto Koulibaly come titolarissimo e ho cambiato, mi sembra, Tonelli con Kirikesh, che è comunque quasi alla stessa altezza, diciamo. Non che sono alti uguali, nel senso che sono quasi allo stesso livello. Poi ho messo Ghoulam, l'ho voluto lasciare. Fidiamoci di Ghoulam e speriamo faccia veramente bene, perché comunque ha una resistenza mediocre e che quindi sto scherzando, a 91 ha una buona resistenza, quindi potremmo tenerci anche per la prossima partita. Voglio mettere De Sciglio perché può fare sia il terzino sinistro che quello destro e comunque mi fido molto di lui. E poi al centrocampo ho fatto un ritorno a Jorginho e Roberto, che hanno intenzione di utilizzarli contro il Tottenham. E per via del tutto eccezionale, così Giuseppe è contento, lascio Calhanoglu alla destra. Poi il resto, Giacchinini e Muniz sono i più stanchi, che cambieremo successivamente con Milik e Insigne. E poi farò un cambio o dei due centrocampisti o del terzino destro De Sciglio. Infatti mi sto mettendo nei cambi Bellerino. Detto questo, ragazzi, andiamo a giocarci questa partita contro il Palermo. Speriamo di fare subito tanti gol, così che possiamo subito metterci in ultra difensiva. E perché sono blu? Boh. E sprecare meno energie. Ok ragazzi, scusatemi un attimo per l'interruzione, ma dovrei essere riuscito a vendere la PlayStation 3 con tutti i giochi che avevo, quindi ho dovuto un attimo stoppare per capire. E se Dio vuole riuscirò ad avere il PlayStation VR in tempi recenti, proprio perché avevo bisogno dei soldi appunto per comprarla. Comunque andiamo avanti, siamo contro, abbiamo detto, il Palermo e gli andiamo a fare un culo così con questa squadra che possiamo vedere, quindi andiamo a giocare. Sì, e nel frattempo io devo far uscire questo video stasera, registrandolo, editandolo, pubblicando dopo la realizzazione. Non ci arriverò mai perché già siamo a 20 minuti di registrazione. Che YouTube è professionale. Ok ragazzi, per questo episodio ci andremo a giocare due partite, cioè quella contro il Tottenham e questa contro il Palermo. E anche perché questo video sto registrando lo stesso giorno in cui dovrebbe uscire, alle 7 praticamente. E il video, tutti i miei video escono sempre alle 8, per chi non lo dovesse sapere. E quindi è proprio impossibile farlo uscire a quell'ora. Quindi o lo vedete domani o lo vedete tipo stanotte o orari diversi. Comunque, va bene. Raga, io ho visto palla piena. Sì. Forse un po' quando si è rialzato, ma ormai aveva preso la palla. Comunque, cerchiamo di pararlo al meglio questo rigore. Che caca sotto, la tira centrale pianissimo. Neanche io sul primo rigore che ho battuto in questo FIFA facevo così cacare. Che cosa fa? Madonna. Vai! No! Gesù! Se vi state chiedendo perché ho voluto mettere appunto Donnarumma in campo rispetto a Reina, è proprio perché voglio fare gol. No. Perché voglio far arrivare Reina molto riposato in Champions, per non fare nessuna minchiata nei momenti di bisogno che avremo sicuramente.
Ah, ecco. È una pippa questo Cristiano. Sto morendo. Minchia, buon movimento di squadra e si inculano. No, no, Giorgi! Giorginio! Cos'è questa cosa? Mannaggia la miseria, va, che schifo. Obbligatoriamente cambiare Munir perché non ha fatto nulla, non si è visto in campo, sta morendo, è stanco morto e l'ho sufficiente messo per forza gara di meno Milik. Ma mi sa che forse ho fatto un errore un poco più grosso perché avrei potuto mettere Munir in attacco dopo, anche se diciamo non sarebbe stato molto ottimale come cosa. E segnalo sto gol. No, la traversa. Mannaggia, va. Devo ribestemmiare come contro il Chievo, no? Devo far scendere i santi. Ne devo far fare qualche altro, perché me ne servono un paio in più. Vai, 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 vai. Amore, ti amo. Amore. Che cos'è? Tira! Che sta cagata? No, fuori. Fuori. Non ho rotto il cazzo. Fuori, non ho rotto il cazzo. Sì! Mannaggia! Stanno spazzando come i cani, stanno avendo la cacarella con quelle proprio potenti. Non sanno nemmeno loro più cosa devono fare. E muori! E muori! E muori! Cagliecon! Non ci credo, va, 72esimo. Grazie Peppe, mi hai fatto mettere questo tizio in campo che ha segnato l'unico gol. Che culo, pure con rimpallo, quindi si tratta solo di puro culo. Proprio il computer ha detto, toh, segna, basta, non ce la faccio più, non ti sopporto. Sì, spazzate, il Palermo è nel panico più totale. Tanto poi loro mi fanno il loro solito tiretto al 90esimo che mi farà cacare in mano, proprio perché appunto se non segnano non c'è piacere. Tanto poi loro mi fanno il loro solito tiretto al 90esimo che mi farà cacare in mano, proprio perché appunto se non segnano non c'è piacere. Raga, come cazzo ti chiami? Ti amo. Ok. Calma. La sinistra sta facendo un bordello che io manco me ne accorgo perché ho le cuffie al massimo. Tanto poi loro mi fanno il loro solito tiretto al 90esimo che mi farà cagare in mano, proprio perché appunto se non segna non c'è piacere. Ah, l'ho detto al 90esimo il gol della cacarella. Vai Donnarumma, continua così. Continuate così che... Cristo, bravo, ti amo, sì, oh mio Dio, sì, sono rimasto colpito anch'io, sì, tantissimo, Kaikon, ti amo, io amo Kaikon, ragazzi, amo Peppe che me l'ha fatto mettere, lui mi ha chiamato poco prima, vede il video per dirmi di metterlo.
Guardate Kayakon in che situazione ci ha salvato. Mio Dio, grazie Kayakon di esistere. Grazie Peppe. Saluta gli iscritti. Ciao. Ciao Peppe, hai la più pallida idea di quanto tu mi sei stato utile? Perché? Ti godi metto di mettere Kayakon? Ah. Non ha fatto lui il gol del vantaggio, nonché unico gol fatto in tutta la partita, e spazzato al 90esimo quando stavano per segnare? E te l'ho detto, devi mettere i ruoli giusti, se no la squadra non va bene di testa. Va bene, era solo per questo, grazie Pippa. Ok ragazzi, dopo la chiamata magica al signor Giuseppe, a questo punto non mi rimane che motivare tantissimo il Napoli, proprio perché questa partita è veramente difficile. Soprattutto arriva dopo un giorno di riposo. Abbiamo questo problema, cioè Mertens è infortunato, ma noi nonostante questo riusciremo ad andare avanti. Comunque questi qui sono i cambi che noi ci porteremo, anche se non sono dei più freschi appunto che abbiamo. Nel dubbio mi metto comunque al posto di dove... No, va bene così. Questa è quindi la squadra che noi porteremo alla vittoria, perché vinceremo sicuro contro il Tottenham. Andiamo a vedere però prima l'email. Ok, cosa vuole l'osservatore? Ah, i giovani. Comunque intanto nel dubbio lo ingaggiamo. Questo qua ha un potenziale troppo basso e questo qua è troppo grande. È un rischio. Ok ragazzi, andiamo a farci la partita che deciderà le sorti della Champions, perché noi dobbiamo riuscire per forza a vincere. Quindi questa maglietta che è proprio... non li facciamo passare, perché questo è un divieto di passaggio. E mettiamo loro una maglietta, mettiamo qua il pigiamino. Mi preoccupa semplicemente che loro hanno i cardi e noi abbiamo una squadra un poco stanca. Nonostante questo ragazzi, noi andremo a fargli il culo come meglio possiamo. Quindi ragazzi, lasciate un mi piace, supportatemi per questa partita. E mi raccomando ragazzi, votate sempre nel sondaggio che come in ogni video trovate a inizio, dopo la intro. Ma intanto bellissimo inserimento di Milik. Peccato che stanco morto. Questo qua non ci arriverà mai vivo al tiro. Oh, basta! Tiro! Sì! 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 Ti amo! Ti amo! Il mondo è bello! Sì! Che culo! Bellissimo il gol di Zielinski. Si gira Milik, la passa a Zielinski. Stoppa, si gira, tira addirittura. Grande. Rigore! No! Rosso, almeno. Ho bisogno di un sinistro a tutti i costi. Buono! Ah! No! Madonna! Ma troppo l'ha caricata! Forse avrei dovuto angolarla un peletto in più. Ti prego Zielinski, fammi la doppia. No! Perfetto, finito il primo tempo. Bella partita finora. Kayakon non è ancora neanche troppo stanco. Ovviamente non diciamo che non è stanco. Questo risultato un po'... forse un po' troppo combattuto. So che la squadra è comunque molto forte. Però... però diciamo che abbiamo fatto più tiri noi, più o meno ce la meritiamo noi questa partita. Infatti il risultato lo dimostra, anche se magari io avrei fatto un qualcosina in più dell'1-0. Anche un bel 2-0 non ci stava male. Però va bene così. Zielinski! Sei Zielinski! Guarda la telecamera e manda sto cuoricino. E mandalo sto cuoricino. Gol di Zielinski, doppietta in Champions. Perfetto ragazzi. Ugo Lloris si è preso una bella polpetta piena. Ti prego Zielinski. Hapsik. Ma no, mi hanno chiuso, mi fanno uscire. A posto. Sì. Ok. Peccato, Milik questo gol se lo meritava. Partita meritata, infatti stiamo quasi dominando su questa squadra. Ci voleva solo qualche gol per sbloccare la partita. Munir, che cazzo fa Munir? Occhio al suo a
Madonna, che bomba di Munir. Va bene, eh? Ha tirato una stecca incredibile. Che ci credo, no, è stata più difficile la partita contro il Palermo che questa contro il Tottenham, che era un avversario molto duro da affrontare. E effettivamente ero preoccupatissimo anche da Icardi, che non ho visto nemmeno in campo, se, anche se ci fosse. Buono! La Champions a casa. Cioè, la Champions, calma, calma. La partita di Champions. Il Real Madrid ha perso contro il Copenaghen. E che hanno messo? Mio nonno in porta? E in attacco contemporaneamente. Comunque, Main Channel è il campione. Intanto, ragazzi, è arrivato a 84 di overall, signori. Ok, si è rotto Chiellini. Ah, a posto. Siamo fottuti. Comunque, dobbiamo chiamarci la squadra per la nazionale. Quindi ora lo farò io, diciamo, off camera. E vediamo cosa ne esce. Una sinistra, però non la sinistra. Diamo speranze anche al nostro amico Emanuele Giaccherini. Come a tutti voi, Brodelli, Immobile, Eder nei cambi. Totti così. Candreva alla destra, alla sinistra Insigne e Giaccherini. Ragazzi, questa squadra mi piace molto, è quella che io presenterò ai mondiali di questa, mondiali o europei, non lo so perché cosa erano questi richiami appunto alla nazionale. Comunque sia, grandissimo risultato, grandissimo Napoli, 5 email, sai cosa vogliono? Dries Mertens si è ristabilito, deve solo recuperare, la squadra primavera, perfetto, ho capito, l'infortunio dell'allenamento, si è rotto Insigne per 9 giorni, va bene. Abbiamo queste nazionali, ok, contratto accettato, ok, ha accettato il contratto la pippetta, insomma. Ragazzi, quindi noi nel prossimo video ci andremo a giocare la partita contro l'Atalanta e contro il Portogallo, già in nazionale affronteremo quindi Ronaldo, se Dio vorrà anche contro la Polonia, senza ammazzare Milik cortesemente. Chiudo questo episodio, molto bello, squadra molto forte, siamo riusciti anche a essere abbastanza coperti in zona del campo in cui avevamo delle difficoltà. Partita difficile quella contro il Palermo, ma l'importante è crederci sempre. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi piaciuto sotto un commento alla condivisione. Iscrivetevi al canale, perché ricordatevi, è gratis. Fatemi sapere, come sotto nel sondaggio, cosa preferite. Oggi è tutto. Bella a tutti, ragazzi.